Ragazzi, prima che il video cominci volevo invitarvi a lasciare già un bel pollicione verso l'alto in quanto questa modalità mi è sempre piaciuta molto e spero piaccia anche a voi, è davvero qualcosa di molto interessante. Vi lascio al video, ragazzi, bella! Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati ragazzi su Black Ops 2 con un live in tiratore scelto. Questa modalità, per chi non la dovesse conoscere, anche se mi sembra strano, è la modalità in cui ogni minuto cambiano le armi, tutti hanno l'arma uguale e si gioca appunto cercando di fare più kills possibili. È da un po' che non ve la portavo, ma è sempre piaciuta. Vediamo se riesco a combinare qualcosa di carino e divertente. Ok, la prima kill è andata. In sti giorni, raga, ho comprato Overwatch, ci ho giocato davvero tantissimo, quindi devo riprendere un po' la sensibilità di COD. Però spero di farcela, non penso ci siano problemi. Sono fortunato anche che sia uscito un jacket, in quanto era mappa che sul tiratore scelto mi è sempre piaciuta molto perché ci si gestisce sta zona e con radar sempre attivo è davvero molto molto facile. Quindi proviamo a fare qualcosa di caruccio e vediamo se riusciamo a fare un po' di bei punti. Io al tempo su sta modalità avevo anche il record italiano di kills, che poi vabbè non so se è ancora stato battuto, però al tempo almeno era così. E niente, mi è sempre piaciuta molto perché esalta molto la skill, no, cazzo, esalta molto la skill del giocatore singolo, in quanto non bisogna solamente sparare, oltre al fatto che tutti hanno la stessa arma e quindi già lì in principio, Dio buono la balestra, già lì in principio si vede che comunque ci vuole un po' di skillozza, no? Il fatto che tutti devono sparare con la stessa arma. Ok, in più se ci aggiungi il fatto che c'è anche il radar sempre attivo, quindi bisogna sapere quando arrivano i nemici. Ok. Quindi poi sai anche dove sono, saper leggere la minimappa. Diciamo che è una modalità molto completa per giudicare un giocatore. A me diverte molto, mi è sempre piaciuta molto. Vabbè, fanculo. Però a volte escono delle armi di merda, tipo le armi akimbo o le balestre, che davvero ti rovinano tutta la partita. Tutta la partita. Piccardo sono quelle armi, tipo vedi la balestra, io che non ho mai imparato ad usarla e perché non l'ho mai usata, non mi è mai servita per il mio gioco, per il mio. Ok, bella, col PDV ci divertiamo un po' adesso. Siamo già 11-3, 11 kills sono già buone a questo punto della partita perché abbiamo fatto solo due armi. Speriamo di continuare così, cerchiamo adesso di andare. Ok. Vabbè, qua è stato bravo lui, questo qua non è male. Cerchiamo. Ecco, perfetto, mi ha fatto rinascere qua diretto. Perfetto, adesso me la gestisco qua sempre in sto spawn e vedo se riesco a fare qualcosa. Fatemi sapere poi se volete vedere altri video su modalità un po' particolari. Mamma quanto l'ho smirata sta kill. Eravamo partiti bene, stiamo un attimo perdendo il ritmo, raga. Devo riprendermi immediatamente facendo un po' di kills di fila. Più che altro perché ho perso un attimo il senno. Siamo 16-5, ho fatto un po' troppe morti veloci. Ora spero che lo spawn qua mi agevoli un attimo. No, non nasce nessuno qua. Ok, siccome è andato proprio a un centimetro. Ok, B23R, altra arma che comunque va silenziata, davvero? Ok. Va bene, sono davvero concentrato più che altro perché a differenza di quando giochi normale, cioè da tutte e due le parti, a differenza di quando giochi normale, sul tiratore scelto devi avere sempre un occhio sulla minimappa perché essendo sempre attiva, no? Devi assolutamente avere sotto controllo la situa. Ok. Quindi devi sia guardare sia fare il commentary, non è facile. Ok, perfetto. Che bella è questa V23R, mi sta simpatica. Abbiamo anche i punti doppi adesso. Cioè, i punti doppi. Quando arrivi tipo a un tot di kills di fila, il punteggio. Ma ha shottato malissimo! Il punteggio aumenta. Ecco, qua, raga, fi è finita la mia partita. A me, da che mondo è mondo, ogni cazzo di volta che arrivano le armi akimbo, faccio 20 morti di fila perché non le so usare. Non ho mai imparato e mai imparerò. Cioè, mi stanno proprio sulle palla dei livelli che non potete neanche lontanamente immaginarvi. Però ce la stiamo cavando, ma non sarà così per sempre. Ok, qua non uscire. Ok, qua arriva un altro. Ok, alla fine stiamo andando molto meglio di quanto pensassi con queste cazzo di armi a Kimbo, anche meglio che con le altre armi. Quello lì lo possiamo lasciare lì oppure facciamogli la mossata. Ok, fatta la mossata. Manca ancora un'arma e mezza. Ancora. Basta, raga. Ok, la concentrazione comunque è frutta, raga. Stiamo giocando bene. Mamma mia, spawn di merda. Ce l'ho dietro, non sono sopra. Quasi me la sono vista brutta. Come me la sono vista davvero bruttissima. Ok, perfetto, stiamo facendo un fottio di punti, 5,40. Mamma mia, raga, quanto cazzo stiamo facendo?
Abbiamo ancora un'ultima arma. Speriamo esca un'arma a me favorevole. Senza anima, raga, incredibile. Davvero molto buono, senza anima. Non è assolutamente da buttare. Aspetta, adesso aspettiamo la nuova arma. Perfetto. Quando escono gli AR, i cecchini e le mitragliette è il top. Mi ha fatto senza anima addirittura. Quelli là si ammazzano a vicenda. Io non faccio neanche una kill. Occhio. E quel tipo là sopra non so come. Vabbè, ciao. Non sapevo davvero come prenderlo il tipo sopra. No, comunque. Ci siamo cavati. Ce la siamo cavati bene con le Akimbo. È già un qualcosa. In quanto di solito con le Akimbo io faccio vomitare. Cazzo, adesso però non che finisce la partita e faccio 6 morti di fila, eh. Cioè, ero tutto contento che fosse venuto l'Emtar e ho pensato a far cagare. Proviamo ad arrivare. No, non arriviamo a 40 kills. 39-8, 640 punti. Non sono affatto male, ragazzi. Adesso non perderei troppo tempo. Andrei subito a farne anche una seconda. Ok, raga, seconda partita. E guarda caso inizia di nuovo ancora con l'S12. È un caso. Di solito, per chi non conoscesse la modalità, le armi sono casuali. Anche gli accessori. Quindi non è sempre lo stesso ordine. Però c'è di nuovo l'S12 come la prima partita di prima. Ok. E quindi siamo a cavallo, raga. L'S12 è strautile su sta modalità. Più che altro perché o lo sai usare, quindi sei un po' esperto che sai qual è la portata dell'arma, oppure sei fottuto perché non spari a caso. Cioè, spari a caso e non sai da dove, se possono entrare i colpi o meno. Quindi io con un po' di esperienza con quest'arma, ci ho fatto anche un nuclearozzo, sono un po' avvantaggiato. Perfetto. Ho un ultimo colpo. Mamma mia che rischio. Cioè, se lo sbagliavo ero morto al 1000%. Invece ho avuto il culo di metterlo a segno. 6-0, buono, buono, buono. Poi sono anche molto, molto gioioso che sia uscita. Cos'è sto schifo? Che sia uscita proprio Hijacked, che è una mappa dove gestirsi sto spawn è eccezionale e fantastico. E anche divertente, dai. Ok, mamma mia raga. Avevo messo il mirino sbagliato. Comunque raga, concentrazione extreme level. Oddio che culo che questo era girato. Extreme level. Merda. Sono davvero concentratissimo, non potete neanche immaginarvi. Una bella arma, un altro mitraglione ottimo. Con i mitraglioni è facile gestirsela perché comunque sono buoni da tutte le distanze. Ancora senza anima. E se uno non è, come ho già detto prima, bravo a sparare, lo si incula facilmente. Quello è sopra, devo stare attento quando esco. Tipo adesso. Però lo faccio fuori. E me ne torno qua. Io raga, l'unica roba che non mi è mai riuscita sul tiratore scelto è un nuclear. Cioè, potete, non potete capire, ho fatto tantissime, tipo avevo anche il record di fare 50 kills e tutto, ma il nuclear non mi è mai, mai, mai venuto. Oddio, è vivo! Mamma mia, che cagata addosso, raga, che brutta che me la son vista. Era nel corpo del morto, era vivo, 18-0. No, vabbè, raga, come perdere? Ecco, vedete perché il nuclear su ste modalità è impossibili? Perché te puoi anche giocare bene, te la gestisci per farlo e tutto, e poi ti esce il coltello. Che anche il più scarso degli scarsi sa usare. Io sono il più scarso degli scarsi ancora di più perché non lo so usare. Cioè, li liscio io e non lo so usare il coltello. Cioè, queste cose mi stanno proprio sulle palle. Cioè, guardate, ho fatto 3 morti di fila, ero 18-0, sono 19-3. È vergognoso, vergognoso. Ancora, basta, basta, raga, basta. Io li liscio col coltello, li liscio e vengo ammazzato. Bella, bella skill che c'è. Ah, finalmente lo scorpionevo. Adesso voglio vederli questi con lo scorpionevo cosa fanno. Che se non sai mirare quest'arma ti va in paradiso direttamente. Bravo. 22-6. Più che altro adesso sta partita viene a fare un po' una merda perché. Visto? Mamma mia, bravo sei a mirare, no? Viene fuori un po' una merda perché l'avevo strutturata per provare a fare il nuclear, no? Quindi va a fare poche kills, solo che poi capite se viene fuori che muoio. Adesso posso anche iniziare a killare tanto, ma sta di fatto che ho fatto poche kills. Peccato, 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 però.
Poi questa è davvero un'ottima modalità per fare bello lo SWAT. Per fare le sfide delle armi, perché le usi più o meno tutte tanto, no? E quindi le sfide le fai praticamente subito. Una modalità che consiglio a tutti voi. Magari anche se siete inesperti, per iniziare a muovervi anche con la minimappa, per vedere un po' le armi se non le conoscete. È davvero una modalità fantastica. Era la mia modalità preferita. Purtroppo ora ci sono poche partite. Sto mezzi 23 mi ha ammazzato 6.000 volte. Esci. È uscito dall'altra e mi ha ammazzato ancora mezzi 23. Incredibile, eh? Incredibile, si è rovinata una partita intera per un'arma che è uscita al coltello. Un'arma ha rovinato tutta la partita, tutta, tutta, tutta. Adesso arriva la parte divertente, anche se adesso moriamo 31-10. Mamma quanto si è rovinata sta partita. Era una partita così bella e divertente. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, proviamo a finirla bene facendo ancora 2-3 kills. Una, due, 3. Questo qua arriva da qua sicuro. No, non può essere davvero andato di sotto. Oh signor. Perfetto. Da dove mi ha preso? Incredibile, come ha fatto? Vai, esci. Vabbè, raga, anche questa è pian pianino finita. Finita. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando ragazzi lasciate un bel pollicione verso l'alto, un commento se non lo siete ancora, iscrivetevi al mio canale, noi ragazzi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video, per oggi da Milino è tutto e bella!